fronte abbiamo Paolo Cervi Tervizia, pittore. Siamo a casa sua, nel suo studio. E intanto un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Ascolta e Parola Alice. Parlare di arte con un pittore che nella sua vita hai fatto il pittore, lo scultore, hai fatto di tutto, anche il musicista mi risulta. Sì, esatto. Ci vuoi raccontare il tuo percorso, come hai trovato la tua via nell'arte, che percorso di istruzione hai avuto e che percorso poi hai seguito? Io capisco tutta la mia storia. No, ci bastano le cose più essenziali. No, velocissimamente, io ho iniziato pensando tutto, ero iscritto in linea navale, quindi avevo tutto altro con la testa, anche perché mio padre un import-export, aveva diciamo del commercio con la ex Jugoslavia, e poi però ho fatto il militare, mio padre è morto e io nel frattempo avevo iniziato con i periti a studiare l'inizio della scuola, e avevo fatto disegno una decina d'anni più o meno. No, beh, insomma, in tutto sono stato un 6-7 anni, però e i primi tre sono stati fondamentali. Io ho 7 anni, sono stato lì, avevo bisogno del benestare dei genitori. Certo. Ero minorenne, certo. Tutta la maggiore età era 21 anni. Sì, è vero. E per vedere una donna nuda. Sì, poi c'è tutta una storia pazzesca, non la racconto in questo caso, ma sarebbe divertente anche sapere cosa è stato il mio inizio. Certo. Però, poi ho deciso di andare, perciò ho fatto militare, stava male, quindi mi ha detto fai militare per te lo togli, ho fatto l'ufficiale degli alpini. E poi la prima nomina a Tarvisio. E in quel periodo ho capito che la vita, diciamo il nostro modo di vivere non è. E ho capito una cosa pazzesca, perché questo io posso dire ai tutti di farmi militare, ma non perché soltanto per il gioco delle armi, ma proprio per capire certi meccanismi. E ho capito il meccanismo della gerarchia. E quando sono uscito da militare, ero sicuro che non sarei mai entrato in un discorso generale. Beh, non volevo nessuno sopra di me, nessuno sopra di me. Quindi potevo essere solo io. L'unica possibilità che io avevo una volta era quella di trovarmi e mettermi in una situazione di assoluta indipendenza in questo senso, naturalmente. Vivo o comunque di questo, poi la vita c'è tutto, no? Ma almeno da un punto di vista della struttura sociale, io volevo essere non avere nessuno a cui comandare e nessuno da ricevere, che ricevessi un comando, proprio perché ho fatto il salire, sì, e quindi lì ho probabilmente mi hanno corteggiato in tutti i modi, puoi immaginare, tutto. Quindi come non vieni, non ti iscrivi all'associazione nazionale. E dico, ma io faccio il pittore. e questi dicevano, a parte che no, perché aiutiamo, perché abbiamo gli alpini, sono quei galleristi, critici, eccetera. Se tu sei alpino, tu sei una posta di stare, unisci e diventerai sicuramente un nome, perché ti aiutiamo, abbiamo il centro di alpini di Genova, quello di Milano, quello di Roma, cioè tu faresti mostra per tutto, eccetera. Io ho detto no, grazie. Bello, ma è la stessa cosa con i soldi ufficiali, perché il centro ufficiale anche quelli voleva l'associazione dei Nucci, anche loro mi hanno detto no, vieni, sei con noi. Queste consorterie, che sono tipicamente, come dire, di tutti i tipi, sappiamo, no? Perché, questa roba qua mi è indigesta, come mi è indigesta tutto quello che è obbligo. Sono profondamente anarchico, purtroppo è un disastro, perché chiaramente in questo mondo
in cui funziona praticamente falso tanto di cicli di queste cose qua. Certo. Ovvio che ti trovi. Però, certo. Mi alzo la mattina e faccio. E questo è già un punto di partenza eccezionale, e che non è male in un momento poi come questo. Altra cosa, il passaggio successivo, sei andato in accademia. In accademia ho studiato con Vedova, studiato è una parola sbagliata, ho lavorato in laboratorio, poi sono anche diplomato in cultura con lui, la conferenza Elove, che perfetto. Per me è una medaglia d'oro, no? Certo. Senza contare le mostre che ho realizzato. Delle mostre anche al Liceo di Strasburgo, ho fatto mostre ogni essere in altre parti, con il gruppo di artisti tecnici, di studenti più bravi. Per quel periodo ricevo tutto, vinto la bella palamare, lo sei studio, tutto un concorso di, tra tutte le accademie d'Italia, il primo premio tra i nuovi allievi, eccetera. Cioè, concorsi che poi io non sapevo neanche che partecipavo, perché poi ti trovavi iscritto. Mi trovavo iscritto, sì, incredibile, quello dell'accademia per esempio è stato da ridere, perché io non sapevo neanche che mi avessero segnalato tra i più interessanti dell'epoca. Ma c'è stata una conversione in mezzo, perché chiaramente per abbandonare l'università, per lasciare questa strada che era aperta, soldi per la vita di mio padre, certo. E se ero ingegnere, se sono diventato ingegnere, il campo era aperto, certo. Sì. Suona però, bene, suona bene, però ti assicuro, non era la mia storia. E come ho capito questa roba? Quando poi sono caduto in una crisi pazzesca, perché provavo a dover tenere su questa vita, non era mio, e ho deciso di suicidarmi. Però sei ancora qua, anni, perfetto. Ho detto vado a suicidarmi, però prima di suicidarmi vado a farmi un bel giro in Inghilterra, forse mi suicido lì. E quindi ho preso lo zaino, quella volta c'era nel libro, certo. Allora, ho messo la tenda, lo zaino, la coppella, e sono andato in Inghilterra, ho preso un aereo, sono andato in Inghilterra, convinto di suicidarmi, e di fatto cercavo in tutti i modi, cioè se avevo una pugna, e avevo una maglietta che mi ero fatto stampare quella volta, le magliette, era l'inizio di andare nei grandi magazzini e ti stiravano le lettere. Le lettere, certo. E io mi ero fatto scrivere una maglietta, che non ce l'ho più naturalmente, ma ce l'ho del popolo in cui ci sono, in cui era scritto Lost Proper. No, ma dai! Perché avevo visto, proprio quando sono arrivato a Londra, un cartellino Lost Property Office, no? Quello delle cose perse, no? Certo. E Lost Property mi piaceva. E lì ho girato per un mese, più di un mese, tutta l'Inghilterra con l'autostop, eccetera, eccetera, con la tendina, insomma, eccetera. E cosa è successo? Che a questo punto entro per l'ennesima volta nella Old Tate Gallery, la Old Tate, quella vecchia, no? Sì. Però c'è tutto, c'era tutto, senza contare Towner, Comfortable, Reynolds, tutto il mondo. E mi sono entrato l'ennesima volta con una faccia così, proprio da disperato, e mi sono trovato di un quadro di Francis Bacon, che si chiama Story of a Dog, e mi sono trovato questo quadro davanti, e io ho cominciato, pianto come una... Le wow. Le robe, sì. È venuto fuori un fiume, singhiozzavo, un fiume, davanti a questo quadro di Francis Bacon, che io conoscevo ma non stimavo minimamente, di fronte a Bacon, di fronte a Picasso, di fronte a Blake, chi era questo, certo. E invece si parla di wow. 40 anni fa, sì. Anche di più, sì, esatto. Era il 74. Ecco, e lì io sono, guarda, ho cambiato, io mi ricordo che ero, sono entrato con questa faccia, sono ancora la fotografia, guarda, ti metto proprio nel vedere, avevo questa faccia, perfetto. Qua, tutto dopo quel quadro, dopo essermi liberato, stato là un minuto, tipo un quarto d'ora, che era fuori tutto,
e per fortuna dai, nessuno mi ha toccato, nessuno mi è venuto vicino, mi hanno lasciato. Questo come una sindrome di te, certo. E poi io ero così. In realtà io ero così. La vocazione. La vocazione. La vocazione. La saluta di San Paolo. Bellissimo, esatto. Questo è il senso, un quadro importante. Il senso della vita che ti dà un'illuminazione e ti dice questa è la mia strada. Questa è la mia strada. Madonna. Questo, sì, è... questo è stato. E da quella volta non ho più cambiato idea. Sono andato, ho istituito un prete, ho 3 esami. C'è niente, ma... l'inizio, ho istituito il libretto per avere nulla osta per andare alla casa. Ah, certo. E lì ho studiato tantissimo, quei mesi. Ho studiato tutta la storia dell'arte. E quello che so ancora di storia dell'arte è perché lo studiavo da solo in questa soffitta che avevo. Dove c'è la passione, dove c'è la motivazione, dove c'è il fuoco. Esatto. Perché esatto. La memoria ha a che fare col sentimento. Sicuro. Ecco. Cioè non si fissa una cosa nella memoria se non si metti dentro, cioè automaticamente ovviamente, certo. Se non entra anche. Cioè, noi siamo legati a la memoria è un... si fissa, no? E con questa gratitudine, oddio, ho visto, cioè, sto studiando una cosa, ma è quella che io voglio fare. Beh, è quella che io sono grato di poter studiare queste cose, poterle guardare, poterle... Allora lì si fissa tutto. Paolo, è un'emozione sentirti parlare così, perché quando io sento parlare questo vuol dire che uno ha trovato la propria via, e nel trovare la via che ognuno di noi è... trova difficoltà, e questo è il mio percorso e quest'altro uguale, è l'emozione del fuoco che ti porta avanti, che ti ha portato avanti fino a questo momento. E noi qua dentro siamo nel suo studio, io sono immerso, facciamo un giro, vediamo. E parlaci un po', parliamo delle tue ultime le ultime cose. Non ho ancora esposto una parte, sto facendo questi personaggi che io le chiamo le erme del disonore, della viltà, e sono chiaramente un lavoro work in progress, sono questi personaggi montati per modo di dire, come vengono, certo, ancora da sistemare, su queste basi che chiamano proprio le erme sono questi giardini, certo, ce ne sono tanti, di grandi uomini, esatto, no? Di grandi, e questo deriva da Hermes, no? Erano praticamente i primi Hermes che facevano con questo personaggio mitico, no? Certo. Hermes, che poi è tipo il discorso, ma c'è il discorso della conoscenza. No, quindi i grandi uomini sono gli uomini del cuore, e quindi la Erme per me rappresenta questa cosa. Il discorso è simbolico, come tutta la mia pittura. Certo, andiamo a vedere anche simbolico. Anche questo, eccoli qua, questo gruppo qua, che poi ti do una sì, io faccio un passaggio interessante quello, sì, eccolo qua. Bene, c'è un'anteprima sul probabilmente sul titolo che avranno questi, perché ne metterò 13 di questi personaggi e li chiamerò l'ultimissima. Ah, 13, ah ok. Bene, questo. Qua c'è il pianoforte. Qui c'è il pianoforte, esatto. Questo è il mio sottofono, meraviglioso. Questo è un sassofono artigianale fatto da un grandissimo tecnico e artista anche, che fa questi sassofoni, che si chiama Sequoia, la marca è Sequoia, lui è Roberto Buttus, ed è veramente straordinario fare strumenti. E come ti sei avvicinato anche alla musica? Ma io ho iniziato subito alla musica, prima ancora, perché ero giovanissimo, ho imparato un po' il pianoforte. Mio padre era grande amico di Dante, che era un insegnante più importante che aveva lavorato Trieste, il conservatorio, sì. E ho iniziato con questa Giuliana Porpa a fare. Certo, a fare suonare.
poi ho interrotto tutte queste cose, cambi casa, cambi questo, cambi quell'altro, ho smesso. Cambi vita, però ti resta. Sì, e poi però è interessante è stato che ho deciso di sassofono. E perché il sassofono? Perché il suono, la qualità. Sì, perché c'è stato una meravigliosa canzone che poi funzionava tantissimo per i tempi, e poi c'era tutto, gruppi progressive, certo, italiani, anni 70, New Thrones, no? Orme, i Perigeo soprattutto, Madonna, si viene voglia di suonare, cioè. Ma dai, mi fai ricordare tutto, è la nostra giovinezza in realtà, ed è anche il momento in cui apprendi, trovi cose nuove e ti indirizzi verso questo nuovo che è in noi. Poi invecchiamo, i capelli diventano bianchi, però qualcosa abbiamo lasciato alla fine, ma sì, sono bene. E poi questa è la medicina di tutti, non possiamo lamentare. Anzi, ci siamo ancora, c'è chi non c'è più. E pertanto prendiamo il bene che ci viene offerto. Bene. Continuiamo. Dai. Oltre a questi, allora, che non hai ma non hai finito il racconto, no, forse? No. Comparto un guitto qua in mezzo, ma vabbè, ok. Ma sì, ecco, perfetto. Perché queste vengono da sole. Sì, esatto, sì. Queste vengono da sole. Sono. Certo. Perché sono personaggi che non c'entrano con, sai, il personaggio non è necessariamente quel personaggio, certo, un personaggio è un personaggio, una tipologia, esatto, un simbolo, un simbolo, esatto, ecco, perché io non sono un bravo. Sei un bravo? No, io di solito ho l'abitudine della parola più che. E possiamo anche aiutare. Ma no, tranquillamente, vabbè, riusciamo a fare tutto lo stesso. Questo per esempio è un trittico, se vogliamo, perché sempre insieme, sull'oro, mind, e poi questa, come dire, questo erotismo, questa sessualità che con cui mi confronto sempre con questi nostri maestri del 1900, tipo nel senso che sono nella nostra zona, no? Dei grandi dell'inizio Novecento. Io vengo da lì. Tu vieni da là, vengo come bagaglio culturale. C'è il simbolismo, soprattutto il simbolismo di Klimt. Di Klimt. Poi c'è l'espressione di Klimt. È l'erotismo. Sì. Infatti ce ne sono tantissimi che poi magari vediamo anche in quell'ambito. Un'altra cosa, il colore. Vedo che tu fai uso di colori anche intensi, colori caldi. Anche questo è una scelta, ovviamente, perché so che venivi anche da altri momenti in cui i colori preferiti erano il bianco e il nero, eccetera. Diciamo che è una cosa che dipende molto dalla giornata, no? Da come sento quel giorno, no? Cioè, quel giorno magari comincio a lavorare con colori caldi, molto caldi, altri giorni lavoro per esempio con colori molto, se vuoi, non colori, cioè il grigio, il bianco, certo, non colori, certo, il non colore, diciamo. Sono a momenti, a giornate. Da questo punto di vista è difficile anche. Certo. Faccio vedere anche che il colore è il pavimento. Io sono affascinato da questo sistema del colore. Il pavimento abbandonato al suo esistere, certo. Ecco qua la continuazione. Questa è una povera personaggio. Ti guarda sconsolata. Certo. In questo nostro momento. Altre cose. Parlaci un passo indietro. Mi ricordo i tuoi grandi ritratti che facevi e li abbinavi sempre in un duetto, in un dittico, esatto. Sia
di colore, sia di aggiunte come è fatto lì, certo, oppure con le scritte. Sì. Questo tipo di ricerca dove ti ha portato? Dove... Ma guarda, il discorso dei ritratti, insomma, di questi volti, no? Come vedi, poi vengono a essere ispirati, per esempio, vedi se guardi là, certo, vedi quei certo due, no? Sì, ecco, sì. Quei due mi sono serviti di ispirazione per fare quello là, che naturalmente non è la copia di quello che si vede, ma è un'interpretazione, un'ispirazione, certo, sì. Ed è funziona così, io li chiamo specchi nella mente, perché sono, voglio dare questa sensazione di un misto di sorpresa e di sconvolgimento, ma del tutto fresco, del tutto, come dire, senza che ci sia un grande passo, no? C'è come una sorta di, in questi ritratti, c'è come la comunicazione di un vuoto mentale, no? Creato e autocreato, certo, no? Creato da una serie di bombardamenti, e anche da un'auto allineazione, cioè quello che è il punto di oggi, che penso sempre, e poi dice, ah, ma c'è la censura, no, non c'è la censura, c'è l'auto, non è la censura, il problema della censura ce l'avranno, non so, Russia, per esempio, no, che non puoi questo, non puoi questo. Ma l'ha avuto Pasolini durante tutta la sua vita, in ogni cosa che faceva. Esatto, no? Ma adesso c'è di più. Sì. Siamo la massa, sì, che ci auto. Sì, ma anche noi stessi, non certo, probabilmente io, te, le persone che viviamo, ma però, diciamo, c'è questo aver paura di esporsi, aver paura di dire, e anche la non convenienza di farlo, no? Certo. Quindi c'è un'autocensura ormai generalizzata e ci impedisce di vedere il vero volto di questa persona. Ma d'altronde proviene dalla scuola. La scuola negli ultimi 40 anni che cosa ha portato? Ha portato al non pensiero, io dico. In più ti uniformi a ciò che l'insegnante pretende e vuole che tu dica, perché altrimenti non vieni riconosciuto. È la stessa poi nella vita quotidiana. Assolutamente lo stesso. Se vuoi facciamo un... Sì, andiamo. Là, ecco, magari mi segui. Sì. Vediamo ancora qualcosa, Ma non abbiamo parlato di questi, ad esempio, già che... No, ecco, di questi torsi, il torsi, sì, di vedere, no? Esatto. Scritto continuamente, questo è un quadro dell'ultimo tempo, però io riprendo sempre questo tema del torsi, no? Il torso del vedere per me è una... Anche lì c'è tutto, è il tuo punto di partenza. Sì, è un discorso interessante, sì, perché sai, no? Io ce l'ho anche, sì, in riproduzione. Forse anche nella tua scuola tu ce la devi, perché io mi ricordo di averlo disegnato all'epoca, si parla di 20 anni fa, però era interessante questo. Esatto. Era lì. E quindi qual è il punto? È che per me, dato che c'è tutta la storiella, non so se vuoi te la racconto, sì, di no, che, sì, Michelangelo stava facendo la Cappella Sistina, però lui era l'artista di riferimento, sì, e quindi quando tiravano fuori questi pezzi dal giardino del Belvedere, tiravano fuori questi pezzi di statue antiche, vecchie, e hanno trovato questa che era pezzo di marmo molto grande, però pensate. Maestro Mike, cosa facciamo di questa pietra? E lui guarda questa pietra e di conto che era lui, era il grande scrittore della pietà, che trova, e guarda questa pietra che non ha la testa, non ha le braccia, non ha grande, ma maestro, ma non si trova niente, non abbiamo trovato niente, non c'è nulla, ma noi la teniamo e la messa lì. Da lì nasce
il concetto nuovo di Michelangelo, si comincia a fare i nostri mistici, si comincia a fare tutto quel discorso che, perché lui si accorge della potenza che c'è in un'immagine non finita, in un'immagine accennata. Tutta la mia pittura è questa. Sono passati 500 anni, ma l'origine dell'emozione nasce in questo modo, cioè nasce, ti do, infatti una delle cose, lo spiegare il quadro normalmente non viene mai fatto perché ognuno di noi lo percepisce in base alle proprie emozioni e le proprie esperienze. Al di là delle conoscenze, uno dice io sono un cultore di storia dell'arte, posso anche non essere. Infatti c'era una domanda che ti potevo fare, che è questa, cioè il fermarsi a mi piace o non mi piace, però è il primo passaggio, però quella è la forma, bisognerebbe avere il coraggio di fare un passo oltre. E lo faccia, lo fanno, cioè la gente lo fa anche se non vuole. Nel senso che è costretta perché in qualche modo l'immagine non ti lascia indifferente. Cioè, esatto, anche se tu pensi, infatti io dico sempre che noi non è che guardiamo il quadro, certo, non è che noi, come dire, interroghiamo il quadro, quello che si sta interrogando, no? È un po' come il discorso del computer, certo, noi pensiamo di utilizzarlo, invece lui che utilizza noi, che anzi stiamo andando avanti, una deriva pazzesca, esatto. Quindi quando ti trovi di fronte a un'immagine che non è un'immagine qualunque, ma è un'immagine che viene in qualche modo a essere messa all'interno di una struttura simbolica, e poi il quadro è una struttura simbolica, certo, è uno spazio simbolico. Ha una serie di archetipi, ha un qualche cosa che anche se noi non vogliamo, comunque ci ritira fuori attraverso un pensiero, un sogno, una visione. Uno dice, ma perché quell'immagine, io ce l'ho sempre in testa, ma perché? Perché vado all'origine dell'esistenza. Bellissimo. Anche questo. Perché noi siamo nati dall'inizio. Certo. Siamo vivi dall'inizio. Certo. No? Una cosa che pochi pensano è che la vita che si trasmette con la vita, certo, se vai indietro arrivi all'inizio. Ma adesso mi tiri fuori una cosa che ha detto a gambe l'anno scorso, quella che dice quando la morte bussa alla tua porta, fai in modo che ti trovi ancora vivo, non già morto. E invece quando noi parliamo di emozioni, le emozioni ti danno la vita, ti danno il senso dell'esistere, ma soprattutto il senso dell'esistere nell'andare avanti e non nel fermarsi qui ora, anche se è qui ora adesso che noi viviamo. Però è un qui ed ora che è un attimo, no? E che in qualche modo è imprendibile, qui ed ora è imprendibile. Sì. Però è tutto quello l'essenza. Certo. L'essenza, no? È un po'. Ti ricordi che magari, non so, Osho parlava di una meditazione, no? Sì. Che era quella di che era la consapevolezza tra il respiro che entra e il respiro che torna fuori. Sì. In quel punto in cui c'è l'inversione, sì, è un punto che non riesci però a coglierlo perfettamente, ma lì sta, come dire, l'assoluto, lì sta l'illuminazione. Lì sta il silenzio. E forse Osho stesso diceva, al sorgere del sole, prima del sorgere del sole gli uccelli cantano tutti, poi c'è un 10 secondi in cui il passaggio tra il buio e l'ombra, anche gli uccelli stanno zitti perché è il momento del cambio. No, come hai detto, è fantastico, sì, questa cosa. Ma sai che io ho sentito questa cosa quando c'è stato l'eclisse? Sì. C'è stato un'eclisse e io sono forte su quella macchina, stiamo parlando di 30 anni fa. No, ce n'è stata forse. Sì, ma sì, la tua esperienza. Super vederla perché doveva essere il punto più, come dire, più completo, forte, sì, completo, vicino a Graz, quella zona lì in Austria. E, sì, e sei andato a vedere le crisi. Certo. Mi ricordo che tutta questa cosa facendo gli uccelli in campagna. Silenzio assoluto. L'eclisse non è tanto la luce che cambia, ovviamente è vivibile rispetto alla luce di certo, ma c'è tutti
tutti gli uccelli, tutti gli animali. Cioè il mondo si è fermato per un momento. È incredibile. E quella me la ricordo ancora come un'istante. Che era inaspettata, no? Cioè ti aspettavi il buio, ma non ti aspettavi che tutto diventasse silenzioso. Certo. Quella roba lì. Quella cosa lì. Quella roba. Perfetto. Andiamo avanti. Quella roba lì. Scusaci. Questa è un'immagine. Ah, devo sempre. Sì, sì, questa è un'immagine. Questa l'ho chiamata cecità, idiocracy, ovvero costituzione verso il popolo. Poco o niente. Poco o niente. Come vedi? Certo, ecco. Certo. Bellissimo. Vuoi riposarti un attimo? Assolutamente no! Qui non c'è motivo di riposo. Cosa qui è motivo di piacere e di conversare con te. Non fa il branco. Non fa il branco. Ah, Paolo. No, ancora. Ma queste sono le tazzine. Ci sono le tazzine, mi ricordo, ma sono già passate una ventina d'anni. No, quanto, di più ancora. Sì, perché nel cos'era? 91 abbiamo cominciato a fare le tazzine. Questa è la prima nata. È la prima nata, cioè il nudo disteso. Sì, questa, vedi? La vedi? Questa è Tom G, si chiama. Sì. È la prima tazzina che è stata mai realizzata. Ed è del 91, però è stata stampata poi nel 92, certo. La prima collezione, perché la prima collezione si chiama Arti e Mestieri ed era una collezione di 6 artisti, 6 personaggi. 6 personaggi, diciamo, certo. C'era un fotografo, c'era un architetto anche, e poi Matteo Trun era l'architetto, sì, c'era il Sony, e poi Francesco Illi che si inizio lì, e poi c'era Fusco e un grafico, posso dire che non so come si tratta. Ma è passato un po' di tempo, è passato un po' di tempo, ma c'è questa la cosa, ah chiaro. Conosco benissimo, non mi viene il nome, mi dispiace per lui. Certo. Scusa. Insomma, abbiamo deciso di fare, cioè deciso Francesco di fare questa roba qua, e quindi abbiamo iniziato. Bene. È un piacere essere immersi da teli di tinte, maschere, ritratti. Questo è il ritratto di Tomizza. Ah, di Tomizza, sì, vedi, l'ho fatto dal vero, a casa sua. Io ho fatto tutti questi, il libro. Esatto. Vedi, questo è quello che mi ha scritto dietro, perché io facevo scrivere e firmare a tutti quanti, certo. Che era stato fatto durante un incontro vero, non certo, non da una fotografia, no, o cose del genere. Sì, quindi ho più di 100 ritratti di poeti, scrittori e vari personaggi. Più di 100 e poi però la pubblicazione del libro sono una trentina. Sì, quella volta. Ok. Di qua si va per la famosa gente. Questo è dove Torio, sì, giustamente. C'è un po' di caos. Di questa vita. Io non sento caos. Come dire, assieme alla morte è l'energia che custode. Esatto. Mangiamo qualcosa e poi non vanno più via. E poi non vanno più via, ma chiaro, perché tu sei un conversatore eccezionale, hai la capacità di interessare. Grazie, perché un po' meno. No, grazie. Mi mangio io. Sì, prego. La capacità di interessare per chi ama l'arte, ma in realtà anche per la conversazione in quanto tale, il piacere di conversare, di parlare di cose, anche se poi uno dice ma non è il mio mondo, però e di chi è il mondo? Scusate, di chi è il mondo? Quando siamo incontro luce non riusciamo a vedere un cavolo. Poi
Stesso pomero. Ah sì. Le scritte tra l'altro le fai anche sulle piastrelle. E dappertutto. Dappertutto. E queste sono, nascono quando sono proprio da queste carate tra amici, viene fuori una cosa e allora diciamo, questa merita una piastrella. Certo, questa merita una piastrella, eccetera. A parte l'ignorante, l'arte non ha amici, merita una piastrella. Bellissimo. Oppure questa è bellissima, questa è una delle ultime. Le babe, no, tele. Bella, eh? Ci sono dei maschi di no, vabbè, è una battuta. Certo che deve essere presa come tale e non come idea di qualità di vita che ognuno di noi fa. Sono momenti di... Posso vedere anche il mio... La stanza in tuo stato. Salamo, chiamiamolo, sì. Sì. Come vedi, anche qua. Certo. Soprattutto queste statue. Questa è balinese. Ancora stupenda, secondo me. Questo cosa fa qua? È fatta. Questa qua. Quella invece è thailandese. È proprio classico. Un pezzo thailandese. Abbiamo... Il mondo degli specchi, vedo. Eh sì. Qui abbiamo la mia collezione di specchi, una parte ovviamente, perché ne ho tantissimi. Mi piacciono questi col formato. Mi sono appassionato a questi specchi col manico. Certo. Come vedi, sono tutti tipi. Questi sono quasi tutti argento. Ah, andiamo alla citazione di Borges in cui parlava dello specchio, ciò che l'immagine veniva riflessa di noi o l'altro di noi, l'altro che di noi. Esatto. Che non riusciamo mai a mettere a fuoco bene questo concetto, che gli altri ci vedono al contrario. Certo. Come ci vediamo noi allo specchio, no? Certo. Ed è difficile però, come dire, farne conto, no? Per esempio, quando uno ci fotografa, cosa succede? Fotografato l'immagine che vede l'altro, ovviamente, ma noi non ci riflettiamo mai perché ci vediamo lo stesso. E quindi dice, ma so io, e no, perché basterebbe, non so, ritagliare i capelli che c'era dall'altra parte. Una cosa similare è per un cantante che canta e quando si sente le prime volte poi non si ama mai, perché la sua voce, siccome se la sente dentro, nel momento in cui viene riprodotta, non è la sua voce, non riconosce se stesso. È interessante. È molto interessante. È interessante perché qua c'è una delle piccole chiavi che hanno a che fare poi con il discorso del riconoscere se stesso, no? Certo. Perché bisogna passare attraverso l'altro sguardo. E non solo. Qui ai nostri piedi che cosa c'è? C'è il concetto dell'ombra. All'interno di noi il concetto dell'ombra è l'altra parte di noi che non conosciamo, o che se conosciamo in qualche modo ci può anche fare molta paura. È l'altro aspetto di noi. Assolutamente. Il bianco e il nero, il palese e il nascosto. Avere il coraggio di affrontare. Bisogna avere il coraggio di affrontare e oggi questo coraggio è super duraro. Certo. Bene. Ieri qua ci sono altri specchi, altre cose. Ma tu quando vai a dormire in questo ambito di colore, il colore ogni tanto non ti dà la testa, come uso a dire. No, dormo benissimo, guarda, devo dire, dormo benissimo. Io mi addormento e poi parte anche quello problema che sì, fa parte. Vabbè. A parte quello, sto benissimo. Bene. Questo qui è anche un posto assolutamente silenzioso. E questo è importantissimo. Silenzio è incredibile. Io ho scoperto che il nostro mondo è silenzioso. E l'ho scoperto quando sono stato in Thailandia, per esempio, la rivoluzione. Prima dello tsunami, certo. No, o dopo. Ah, ok. 2011. E lì ho lavorato, ho dipinto, ero tipo di svizzero che aveva una sala e lavoravo. E a parte che per dormire devi avere
certo, il letto con tutta la, no? Il baldacchino con le tende, eccetera. No, poi assolutamente, perché sono animali. Ma che rumore che c'è? Ah, certo. È una roba impressionante, cioè. Sì. Tu ti addormenti nel frastuono. Nel frastuono. Sì. Cioè è una cosa incredibile. Poi arrivati quali? Ed è un po' la stessa cosa col cibo. Dopo aver mangiato per più di un mese il cibo locale thailandese, eccetera, cioè, sono arrivato a Malpensa e c'era spaghetti, ho detto, ma stiamo mangiando lo sciacquone. Esatto, sì. Tutti i profumi, le cose. Ecco, questo è. E lì ho fatto dei lavori che non ho mai fatto, ma sono completamente diversi. Ecco. E quando pensi di esporli? Prima o dopo lo farai? Penso mai. O lo tieni per sé come emozione del momento? Guarda, io lo farei volentieri di esporli, perché sono particolarissimi e sono ispirati. Certo, io mi ricordo che quando tu sei tornato avevi parlato di questo, avevi parlato di alcuni colori che qui non avresti mai usato e che quella luce ti portava. Assolutamente, assolutamente. È proprio così. Cioè, io sono come un sismografo, cioè, non posso fingere. Io non fingo. Certo. Non sono capace di fingere, non so capace. Se uno mi dice, ma adesso perché non mi disegni un elefante? Ah, che pro? E perché? No, dico, ma esatto. Non so farlo. Certo. Dici, ma come non sai fare? Tu sai disegnare tutto. No, non è che so disegnare tutto. Io so disegnare quello che disegni. Certo. Quello che riesco a disegnare, non tutto. No, cioè, uno dice, ah, ma mi fai questa. No, non posso. C'è qualche cosa che, come dire, stringe il campo, capito? È il vedere e il guardare in un ambito forte. Assolutamente. Tutti vedono, ma chi guarda veramente? Chi va oltre al primo passaggio in cui si va in profondità, dove anche il colore dà un'emozione, non è semplicemente un colore basta. Perché non posso disegnare un elefante? Non è guardare. E non voglio fare un se mai guardo, non improvviso a fare ciò, a fare una cosa che non è, come dire, che non è stata vissuta fino in fondo, no? Certo. E allora, e questo vale per tutto? Vale certo. Per tutto? No, vale in per realtà, tutto. Noi che, come dire, sentiamo di approfondirci nelle nostre esperienze, nel nostro percorso di poi vita, poi non possiamo imbrogliare, ovvio, ovvio. E allora ultima carrellata e così poi salutiamo. Esatto, qua sono anche le mie collezioni di sculture, ovviamente sculture negre, diciamo della negritudine, questa del Benin, sono attribuite che fanno proprio questi bronzi, è una cosa un po' particolare. Ma le gambe? Delle gambe? Va bene, Paolo. Diciamo questo è un piccolo giretto. È un piccolo giretto, guarda, concludo qui e concludo con te qui davanti. Sì, Paolo, esatto, noi, ma sì, vengo anch'io, così, benissimo. Sì. E con questo un saluto a Paolo Cerbi, grazie dell'ospitalità, caro Paolo, e un saluto a tutti gli ascoltatori.